ben tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Valucia sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra klepto addicted allora ragazzi io non ci credo cioè ma lo state state leggendo quello che ha appena scritto il suo non dico acerrimo nemico. Proprio la sua nemesi, alla nostra Elaria. Ho pensato che forse gli opposti si attraggono. Forse è una pazzia. Ma perché non facciamo colazione qui a Hamburgeria a McHogan? Vedremo se l'atmosfera si scalda. Ma vattene via, brutto sciocco marrano. Allora, dunque. Ma senta lei, scusi. Allora, ragazzi, io già avevo qualcosa in mente. Ma dopo questo um, gesto, eh? Che viene a buttare la sua immondizia in casa nostra. Voglio dire, ma, ma sta scherzando. Oh! Dove? Sul pavimento l'ha buttata, ragazzi. C'è cioè, questo affronto addirittura. No, beh, ragazzi, dopo questo affronto, direi che è arrivato il momento di farla pagar cara al caro Diego Lobo. Quindi io ho un progetto. Per il nostro Diegone. Guardate la pioggia, ragazzi. La pioggia a Samma Piove, ragazzi, piove. Guardate che meraviglia. Io adoro Samma Shuno, veramente. Mi piace tantissimo, ragazzi. E quindi sì, c'è un progetto. Un progetto del quale i nostri ora devono parlare. Tesoro, no, lascia stare, ti prego. Anzi, ti metti qui seduta. Notare lui, ragazzi, che poveretto si, si ritrova sempre in mezzo a discorsi che non è che gradisce granché. Però, vabbè, um, in modo amichevole, chiedi della sua giornata, perché sì, c'è un motivo, ovviamente. Vai, cara. Perché immaginiamo che lei, no? Eh, vabbè, sì, l'abbraccetto, ragazzi Due pere, sti abbracci tutte le volte Per carità, tanto affetto, che bella roba, bella. però <ride> Allora, sei in forma? Hai dormito abbastanza? Perché? Cosa hai in mente? Da quando ti interessa, insomma, se riposo o meno? <ride> Beh, vedi? Ehm, anche se il vicino di casa sembra sempre tanto sorridente Quest'oggi <ride> si è permesso di entrare in casa E buttare qui la sua immondizia Oh mio Dio, immagino quanto potessero puzzare quelle verdure, e eh, vabbè, eh, ma che ne sai, vabbè Quindi, siccome, come dire, no, mm, non è che siamo a una partita di baseball, questa è la nostra vita Ho bisogno del tuo aiuto per punirlo severamente, guardate il marito E non sarà come bere un cappuccino, lei sa qua e dice, ma di cosa parlano? Secondo me è qualcosa di losco, eh sì tesoro, è qualcosa di losco e lui qua ride. Io non faccio finta di non saperne nulla. Anzi, sapete cosa vi dico? Che io, anzi, mi vado a fare una corsetta sotto l'acqua. Sì, preferisco. piuttosto che stare qui ad ascoltare voi. Quindi vai a fare il jogging, tesoro. Ci stai quindi scoppierà una guerra ne sei consapevole Ehi, tesoro di papà papà è sempre pronto alla guerra tu lo sai e se ho capito quello che hai in mente basterà bello. soltanto come dire collegare i computer per eh, sai dare un'occhiatina alle telecamere non vorrei tuo padre non vorrebbe scherzi capisci ma certo papà sarà facile come una giornata di sole non preoccuparti quindi la nostra verrà qui ragazzi e immaginiamo Che uh, Dov'è, dov'è, dov'è? Farà una sorta. Sì, come no, restituisce proprio. Farà, ragazzi. Ecco, cerca i progetti di una banca. Immaginiamo una cosa del genere. In realtà sono i progetti, ragazzi, detto proprio francamente. Della mh, insomma sicurezza. Mh, sistema d'allarme, ecco, di sicurezza di casa. Lobo, ok ragazzi tu abbiamo capito tu tu perché tu Diego sta un tu po' tu fulminato tu 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 perché tu parla tu con il padre mi fa proprio tanto ma tanto piacere bene allora dunque siamo in casa del Diegoni ragazzi e ta -da, tam, 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 ter, il duo proprio mistico qual è lo scopo ragazzi ovviamente lo scopo dei nostri è il seguente sono in due, quindi uno dovrà distrarre il caro Diego e l'altro rubargli praticamente tutto il possibile. Ora la nostra è intenuta dalla ladruncola, quindi ovviamente ragazzi toccherà a lei rubacchiare, mentre suo padre farà un po' il palo, diciamo. no? Anche perché è la prima volta che suo padre può vederla al, no, all'opera, diciamo. E quindi ragazzi è ben fiero, diciamo, ok? Tenta di arraffare, perfetto, questo si può arraffare, direi che è un bel bottino succulento. Quindi andiamo da questa parte. Perché? Ma qualcuno avrà suonato alla porta? meno eh, presentazione amichevole, ma poi presentazione di che? Che sta in casa nostra più che a casa sua, vabbè. E immaginiamo appunto che eh, con la scusa... Signor Lobo, salve. Ma è intrusi in casa mia, ma no, ha mostro figuri No, intrusi eh, Caro, vai a intrattenerlo mentre tua figlia tenta di arraffare Perché qua è importante, tenta di arraffare, tesoro eh, Dove va, caro signor lobo? Vai, tesoro, è un'occasione splendida, vai Vai, vai, che lui sta guardando le bollette e tuo padre ci penso io Facile come bere un caffè al bar Bene, sì, tesoro, mi fa tanto piacere oh, per te. Ho eh, sentito uh, allora we... cosa le serve. Non mi dica che è venuto qui a lemosinare del denaro perché per un tipo come lei non ho proprio intenzione di darglielo. Oh, sorry, <ride> ma si figuri, sorry, ma sorry, scherza! Sorry, io che lemosino del sorry. denaro, io al massimo lo ru. Eh, cioè, <ride> <ride> non chiedere mai del denaro in prestito. Insomma, ho sempre i miei metodi per trovare denaro, eppure non l'ho vista. Con un'auto di lusso o cose del genere. Ma vede. Lui, ovviamente, cerca di un po', no? Rabbonirlo, diciamo. Perché vedete, fra loro non è che scorra proprio buon sangue. Quindi vai di complimenti. Poi, dis no, disputa no. Disputa no. Disputa no. Eh, vede, sa, io non sono. Ma insulta la casa. Eh, insomma, lo vedo con quel look un po' sciatto, tipo da eh, in immondizia. Vede, lei non ha il mio stile. Capisce, io beh, io sono un artista, del resto. Beh, certo, rispetto a lei, caro. Ehm, insomma, dottor Lobo, ecco, sì, ma che è? Vabbè, eh, per, <ride> ottimo per un Torino, ragazzi. Ehm, io, insomma, sono veramente un'immondizia, però ho molto da imparare oh. da lei. Lei è un artista. Boh sì, il mio ultimo. Dipinto che ritraeva i tramezzini al formaggio grigliato Ha avuto un'enorme critica Più che positiva, capisce? Ma sì, la leggevo sul, sullo smartphone in effetti Sì, vabbè, come no Te ne frega un pelo Eh, ho go molto go. da imparare da un uomo ah. distinto come lei Ma stavo giusto raccogliendo ah. le lettere dei miei ammiratori, vede? Eh, ci sono molti che ammirano il mio lavoro Eh certo Dopo tutte le recensioni positive che ho letto sui suoi lavori Beh sì Sono veramente un figo eh, Guardate proprio la modestia ragazzi E a questo punto Onde evitare di perdere tempo prezioso I nostri hanno già deciso di attuare un po' un piano ragazzi Lui è qui intento ragazzi a dare il meglio di sé Allora dunque pannello di controllo effetti speciali Lucida atmosfera No Noi è questo Lui, vedete, sta manomettendo tutto, ragazzi Presenza del bidet Sì Ragazzi <ride> No, non vuoi conversare Assolutamente no Aggiorni, no No, ecco Immaginiamo, abbia manomesso in qualche modo il sistema Di sicurezza Perché sì, lui, ragazzi, è ovvio, no? Uno come lui, figuriamoci allora. Tu devi, come dire, distrarre il Buono. Wow, Nemico. Quindi, che ne dice se noi due, caro Lobo? Ci conce, ma dove vai Arsenio? Qua a lavarti le mani. Bene, mi fa tanto piacere perché in bagno. Eh, non andava bene lavarsene in bagno, giusto? Vai, per favore, ti prego. Mio padre, sai, è veramente un campione a giocare a carte. Non è vero, ho appena imparato, però vabbè. Dettagli. Sono sicura che vi divertirete. Posso andare ora io in bagno un minuto? Ma che è qua? E questo cos'è? Ma chi se ne frega, Arsenio? Ti prego, non distrarti. Ma certo, vada, vada pure in bagno. Uh -huh, come no? Proprio in bagno veniamo noi, ragazzi. E noi veniamo qua. Perché mentre il nostro Arsenio terrà occupato. Arsenio, bello di casa, tu devi giocare a carte. Non so se ti è chiaro. Devi tenere occupato il caro Diegone. Quindi vai su, Siediti, bravo, e gioca a carte. La nostra invece sarà qui, ragazzi. Proprio un'associazione a delinquere si due. Tanta di arraffare, vai, mamma mia, ragazzi! Sotto al naso proprio! Che emozione, che brio! Allora, dunque, questo pure possiamo rubare poi, allora, vedo che lei anche se la cava a giocare a carte. Eh? Eh, beh, certo, ovvio. Siediti qua. Chi è? Non mi dite che è Sam. No, è Mike Per favore, sa una volta Eh quando ero giovane vedevo tanti film e lei mi ricorda? Proprio un attore del cinema. Beh, in realtà mi avevano proposto di mh, girare una pellicola. Ambientata su un'antica uh, monorotaia, capisce? Eh, dovevo essere um, il protagonista dell'Oriente Expressim? Certo, come no! <ride> ma davvero! <ride> Beh! Certo, un uh, personaggio famoso come lei di sicuro non poteva interpretare un orso, ma nemmeno un alieno, guardi! E quindi mi parli sì, di lì. questo film? Sì. Ambientato sul treno, eh? immagino avrebbe avuto un ruolo molto molto importante. Eh, che non lo sai, guarda. Proprio importantissimo. Beh sì. Oh. Effettivamente lo avrei avuto, sa. Guardate sempre la modestia. È un personaggio importante come me, del resto, non può avere nulla. Di brutto, di scontato, non crede anche beh, beh, lei? No. Eh, certo, è ovvio. Ma c'ha mm. due amiche, ragazzi, non uno, vedete? Mm. Eh. eh, fermi. Mm. Ma cambiamo gioco, mm. che ne dice di sfidarci al gioco del Eh? Eh, va bene, prova, vai, Arsenio, facci sognare. Oh, vedete che la relazione fra i due sta migliorando? Ma io non amo molto questi giochi perché lui immaginiamo abbia detto: Ma signorina, lei non gioca? Ma io non amo molto questi giochi. Preferisco guardare. Sapete, sono giochi di abilità. Di logica. Bisogna avere la mano ferma. E io non sono veramente abile. Io sì, guardate che abilità, nonostante l'età. Ma io guardi, posso farlo anche senza guardare. Ha visto? Ma sì, lei è uno tosto, caro Diegone. Ma guardi qui, eh. Le ho complicato ah, la vita con questa mossa. Sì. Ripeto, anche senza guardare. Va bene, ammazza questi uh -huh. due proprio, eh. Oh, yeah. E lei, beh, besti? Sì, siete entrambi bravissimi. Ti stai rompendo il pelo, tesoro. Sì, anche noi. Oh mio Dio, Diegone! Beh, come dire, lei ha perso, mio caro lobo. Sbaglio. Sbaglio. Mm? Ma mi concede la rivincita? Ma certo, come potrei negargliela? Eh, mi pare Perché ovvio. Sei allora, flirtante, dunque. guarda, invia un sms flirtante a tuo marito, visto che sono le 11. Tipo, caro, non ti preoccupare, abbiamo fatto un salto certo dal vicino a chiedere un po' di zucchero. Certo, come no, 20, 20 ore fa. Uh -huh. Ma ehm, tutto bene? Uh -huh. Sono proprio qui accanto, quindi stai tranquillo, <ride> sì, vabbè. Ehm... Allora, questo ragazzi, per ora... Lo toglierei Diventa furente, no? Perché devi diventare furente, tesoro? C'è uh -huh. qualcuno Vabbè, compra l'asciugatrice Il diegone non ha l'asciugatrice Motivo in più per cacciarlo via Furente, non ci interessa Qua che cos'è? Chiacchiera con Arsenio, eh Perché dopo dovranno parlare, ragazzi, del furto Ovvio Possiamo adesso? Non ancora, ragazzi Mamma mia Quanto tempo ci vuole, però Oh Oh, Arsenio dovresti anche richiamare Summer. Che ti ha chiamato 54 volte. Allora, ma basta giocare. Immaginiamo dica, che ne pensa? Di come dire, no? Mostrarmi. Anzi, facciamo una cosa, ragazzi. Scusate, eh, ma è stato lui mi sembra a organizzare quindi azioni. Sciogli il gruppo, esatto. E poi facciamo azioni. Perché dobbiamo attirarlo, ragazzi, in un'altra stanza. Forma un gruppo con il diegone. Uh, c'è pure Davide nei dintorni, ragazzi. Eh, non è che sta a casa... ...della nostra Ilaria. Vai, sediti insieme. Anzi, prima immaginiamo venga qui e dica... Ma mi mostri... Mia figlia mi ha parlato di un aggeggio piuttosto moderno, io sa so, l'età, non sono esperto e so che lei ne ha uno, sarei curiosa di, ma certo, un uomo ricco come me non può non averlo, è un pezzo, come dire, molto raro, vabbè se lo dici tu caro. Eh, vogliamo arraffare per favore, vi prego. Eh, ha visto che meraviglia e lui ovviamente no, discuterà degli interessi. Ma è veramente musica uh, per joy. le mie povere orecchie stanche. Guardi, lo può trovare online, basta uno smartphone. Non è difficile e anche lei potrà averne uno. Bene, ok, come no. Ma non era un poveraccio prima, adesso invece... Ragazzi, fatemi vedere una cosa, scusate, eh? Perché sono curiosa. E lui è anche kleptomane, perché non può rubare, ragazzi? È strana sta cosa. Con lui non mi esce alcuna opzione per rubare. Ci stavo ripensando adesso, ragazzi, perché ho detto, ma è possibile? Cioè, facciamo la prova sulla, sulla TV. Eh? Perché, ragazzi, vedete, non mi esce tenta di arraffare, quindi non so, non so il perché, ragazzi. Sarà un bug? Ci sarà un motivo preciso? Non lo so. Il fatto sa che lei ha tenta di arraffare, mentre lui invece no. Quindi, come dire la cosa, mi incuriosisce. Oh, sedetevi a chiacchierare, bravo! La libreria non possiamo rubarla, ragazzi. L'obiettivo di queste è: Uh, ma viene intasare lo scarico, tesoro! Nel frattempo che aspetti, vado un secondo in bagno, eh. Certo, vai, tesoro. Mi parli un po' di lei, mio, mio caro. Ecco, aspettate quella sui vicini, che poi siete voi. Eh, mio caro lobo. Dei suoi interessi per esempio Sa un uomo come lei Immagino Ecco chiacchiera dei valori delle proprietà Immagino sarà pieno di interessi O sbaglio eh, Sei un po' giù di morale tesoro No ma non è perché lei ti sta intasando lo scarico Vero? Cerchiamo ragazzi di velocizzarci Perché questa volta ce la dobbiamo fare Vai 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 Ilaria tesoro? Un'operazione chirurgica dura meno tempo. Muoviti. E poi. Tenta di arraffare. Muoviti, muoviti. Vai così. Te lo sei meritato, malefico lobo. Lei, invece, ah. sembra una persona interessante. Potremmo avere qualcosa in comune, Arsenio, e. Proprio, guarda, tanto. A parte il fatto che anche lui si sta dedicando all'arte, fai una conversazione profonda, ecco, raccontagli che anche tu da poco hai scoperto la bellezza dell'arte. No, eh ragazzi, ovvio. E poi del regalo, che regalo vuoi dargli? Un regalo amichevole. Uh... Eh! Mostra! Un tuo dipinto! Perché no? Io avevo proprio, guardi, volevo cogliere l'occasione per mostrarle una mia opera realizzata proprio di recente. Vai, tesoro, ruba. Fantastica. E vieni qui, perché dovrai intasarmi lo scarico. Mentre tuo, il tuo babbo, eh, potrebbe consigliarmi anche qualche localino. In cui portare sa la mia ragazza, ma per prendere un cappuccino o proprio per cenare? Ma per cenare! Potrei usare lo smartphone per leggere le migliori oh, recensioni. Oh, oh, oh. Eh vabbè, Diego, però hai rotto il pero, porca puzzola! Molla basta, fine. Dove stai andando, Diego? Dove vai? Perché devi rompere il pelo in questo modo? Tu vieni qui, tesoro. Vedete, sono proprio, ragazzi, programmati per venire a controllare. Perché altrimenti non si spiega sta cosa. Guardi piuttosto la mia opera. L'ho realizzata da poco. È un dono per lei. Per me? Ma ah, devo dire che è piuttosto deludente, mio caro arsenio. Beh, se ammazza, sempre una buona parola, eh. Per favore, poi sedetevi insieme. Dovete discutere. Potrei parlare con lei dei difetti di questo dipinto? La prego. Mi illumini, ecco, bravo, illumina. Mentre noi cerchiamo un attimino di intasare anche questo scarico. Ce la faremo, ragazzi? Chi lo sa? La vedo stanco, è sicuro che riesce a parlare di arte. Ecco, rallegra, lo va, che, che lo vedo abbastanza, no, come dire. Fagli anche un complimento per l'abito, perché secondo me. Oh, discuti poi della teoria del colore. È eh, di questo che dovete parlare, no? Ma si figuri. Io sono un leone, certo. Mi fa piacere per te. Um, vogliamo, ragazzi. Dov'è, dov'è, dov'è? Solo della teoria del colore possiamo parlare? Uh, la, eh, parla anche della pioggia. Del tipo, sa, la pioggia mi ispira. Allora, quali sono i difetti del mio dipinto? Beh, da dove iniziare, caro Arsenio? Dicevo che la pioggia mi dà ispirazione. Quindi caliamo la maschera. Mi dica i difetti, tutti i difetti della mia arte. Io voglio migliorare, capisce? E solo un maestro come lei può aiutarmi, eh, certo. Qui, come sta andando? Tesoro, ti prego. Datti una mossa. Ah brava! Allora dunque, possiamo rubacchiare qualcos'altro? Ancora no? Quindi a questo punto... Vai tesoro, in casa lo scarico anche qua. E questo? No, niente. Eh mio caro Arsenio, che squadra! Solo che tra poco tuo padre sarà K8 tesoro mio, quindi ti consiglio di... Fregarmi. Come dirglielo, il suo quadro è veramente immondizia, mio caro Arsenio. Deve migliorare di molto la sua tecnica. Ammazza, è veramente un signore lei. Comunque, Arsenio, sono sempre disposto a darle dei consigli, sa? Sono un valido insegnante, ma certo che vorrei avvalermi della sua esperienza. È eh, Come voglio dire Quell'abito che indossa È come walk. guardarsi allo specchio Duncan. quando ero giovane Avevo anch'io vestiti di lusso ah. Ora sa, sa sono un dinosauro oh, Un po' orso oh, 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 oh. Eh, No ma qua l'appuntamento siamo impegnate Ira non è proprio il caso E quindi sa Come dire ho perso molto dello stile che avevo un tempo Misha, Eh certo come no <susurra> Ma sto cercando di, come dire, mettere da parte questo carattere un po' da orso, capisce? Eh? Poi, grazie ai miei nipoti, sono diventato molto più allegro e cordiale. Beh sì! Come dire, non si direbbe proprio sempre, sa, quando faccio un po' di baccano. Ma lo sa perché la casa, abbiamo l'abitazione talmente vicina. L'uno all'altro che è facile, come dire. A volte, no? Scontrarsi. Però veramente per me non può che essere un piacere, quasi un sogno. Come vedere l'arcobaleno: poter imparare qualcosa da un maestro come lei. E lui pensa, ma io quasi quasi una capatina in bagno me la farei. Tesoro? Uh, tu hai finito anche qua. Fantastica. Proprio ti adoro. Peccato, ragazzi, che non possiamo, int non possiamo intasare questi. Quindi, quindi vieni qua, tesoro, intasa lo scarico. Vai, vai, vai. Dobbiamo rendere questa casa un vero e proprio inferno. Arsenio tesoro, non farmi passi falsi. No! Arsenio! Arsenio mi cede così ragazzi. La nostra riuscirà a tasare lo scarico prima che il Diego se ne accorga. E Arsenio riuscirà a rialzarsi? C'è qualcosa che puzza. È il satto tesoro. Eh, dicevamo. Ok, ah. ok dai consigli sulle relazioni vai uh. lei ce l'ha fatta ragazzi e come se ce l'ha fatta tesoro ti prego no non puoi ancora raffare che peccato però dovremmo andare a parlare altrove Arsenio perché fai una cosa fai una cosa fai una cosa fermi fermi portalo qui Arsenio sediti insieme con le poche energie che ti restano, forza Arsenio, puoi, far, puoi farcela. Manca soltanto... Lei invece è impegnato, ha una fidanzata, qualcosa. Ma io, si figuri, sono libero come l'aria. E eh beh certo, mi sembra giusto. Possiamo arraffare intanto, ragazzi? Non ancora. Quindi vieni qui. Vieni subito qui. Vai. Ah, è meglio stare qui. I discorsi da uomini mia figlia non potrebbe mai capirli, capisce? Eh, beh, certo, mi sembra giusto. Quindi, ecco, chiacchiera di nuovo dei valori delle proprietà. Piuttosto, lei è molto che vive qui, eh, ancora per poco vivrei qui, caro. Ancora per molto poco. Rallegralo. È flirtante, è flirtante, ma. Perché? di delle zone di pesca locali. Vive qui da molto, quindi immagino che un artista come lei sarà uno scherzo potersi permettere questo affitto. Ma certo, guardi per me è semplice come leggere un libro o abbronzarmi al mare quando c'è il sole. Però che tipo umile e dolce che è lei. È eh, certo, che non lo vedi, caro dolcissimo proprio. Ehm, um, uh -huh. ma piuttosto, invece, le andrebbe una volta oh, di venire know. a pescare Chances. con me, Seppone. eh? Ah, ah. Sono un abile pescatore. Ah. Come a ciuffo le prede io proprio. <ride> nessuno. Sia oh. con il sole che con la pioggia, ma davvero? Oh. Sì, ma non pesca oh. i pesci, tesoro, qualcos'altro. Oh. Tesoro, ce l'hai fatta? Ah, bravissima, ah, ah. tutta casa, ragazzi, è KO, nel vero senso della parola. Non possiamo ancora raffare Ma ragazzi abbiamo fatto un lavorone E a questo punto io vorrei proprio rubare Questo ultimo quadro ragazzi Perché penso sia quello più costoso Quindi cara tu piazzati qui Vieni qui Io devo tenere sempre d'occhio Ragazzi questo però è Un tormento Uh è andato a dormire il diegone Caro guarda fai una cosa Ecco, invece di svenire... Vieni qua e fai un pisolino. Fai il finto palo. Anzi... Il pisolino fallo qui perché così tieni d'occhio il Diegone. Al massimo fingeremo un malanno, ragazzi. Allora... Manca molto. Zero minuti, vai. Tenta di arraffare, tenta di arraffare. Sì! E quindi ragazzi con la nostra Ilaria e il nostro Arsenio che hanno iniziato, perché questo non sarà l'unico furtarello ragazzi, eh no, che hanno iniziato a rubacchiare in casa del Diegone con l'obiettivo ragazzi di mandarlo via da questo palazzo e di diventare loro i proprietari di tutto l'Ambaradan. Io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Adula tuo padre intanto, perché papà hai fatto veramente un lavoro fantastico e proponi un piano fallo per il prossimo Noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto ragazzi, mi sono divertita tantissimo, questi due sono veramente guardate tremendi. Vi invito ragazzi a iscrivervi al canale, a mettere mi piace e a lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione Potete trovare la programmazione del canale, ragazzi, le playlist, tutti i vari modi per contattarmi, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, ragazzi, andate in tutti i loro canali ed iscrivetevi, ma non come se non ci fosse un domani, ragazzi, di più, perché ne vale veramente la pena. E, fondamentale, ragazzi, nel momento in cui vi iscrivete, attivate la campanellina, perché... In questo modo ogni volta che uh, qualcuno di noi pubblicherà un video comunque, no? Uh, contenuti uh, sul proprio canale, vi arriverà una semplice notifica e verrete comunque avvisati. Quindi non rischierete mai appunto di perdere i nostri video. Detto questo ragazzi, io vi auguro un fantastico inizio settimana. Spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se uh, in futuro, insomma, no? Uh, Farebbe piacere vedere ancora la sì, vabbè eh, il duo qua mistico all'opera. Perché sono veramente curiosa. E secondo voi, ragazzi, ditemi come mai secondo voi lui non può arraffare. Pur avendo, vi ricordo, il tratto kleptomane. Non lo so, ragazzi, non lo so. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete più che bene: Sul Sul Simmer. E non.